Ne approfittiamo per aprire una parentesi su un argomento che nelle ultime settimane è stato, diciamo, utilizzato spesso dai media e a cui noi non abbiamo volutamente fare riferimento. Tu dicevi poc'anzi, senti in maniera particolare le partite perché hai un attaccamento viscerale all'Atletico. Cosa succederà, se succederà, o cosa ne pensi di tutte queste voci che riguardavano tuo padre e il Ragusa? Allora, intanto posso rassicurare i tifosi che io e la famiglia Porto rimaniamo all'Atletico Catania. L'ho detto più volte a chiunque me l'ha chiesto, se mio padre ha da fare altro, lo farà, ma sicuramente non abbandonerà l'Atletico Catania. Quelle sono delle scelte sue, su cui non mi intrometto perché sono delle scelte lavorative. Però vorrei fare riflettere il tifoso, perché comunque se io sono qui, lo sono per quei 20-30 tifosi, perché io vedo quelli, poi magari ce n'è anche tanti altri che comunque sanno molte volte solo criticare senza mai venire allo stadio, quindi una critica a qualche tifoso gliela faccio anch'io. Quindi per quei 20-30 che invece mi seguono e ci seguono, mi criticano, non, io sono all'Atletico Catania. Perché se mio padre ha speso tutti i soldi che sta spendendo quest'anno soltanto per, come dice qualcuno, dare il giocattolo al figlio, lo faceva con tutto il rispetto, con tutto il rispetto a qualsiasi altra squadra di promozione che si possa chiamare AC San Filippo, AC San Antonio, con tutto il rispetto per queste squadre, assolutamente, però non sono squadre che sono mai entrate nei professionisti. Quindi arrivare a mettere 20-30 mila euro come tutto il mondo calcistico di queste categorie sa, in una squadra che ha magari dei problemi economici ad iscriversi, metti il Valverde, mi mettevo, mio padre mi metteva a disposizione 40.000 euro per avere un giocattolo, come dice qualcuno, e mi andavo a fare il giocattolo al Valverde, non spendevo 150.000 euro. Quando i tifosi, quei 30 che ci sono e ne sono testimoni, mio padre esulta come non ha fatto neanche in C1, io non penso che sia soltanto una cosa passeggera. Poi ho un rapporto con mio padre come da presidente ad allenatore, ma veramente da un punto di vista calcistico. Se io sono qua, innanzitutto lo devo a Nino Cossaro, ad Antonio Richichi, a Franco Pacino e a Saro Fosi. Sono stati loro a mettermi, a convincere mio padre a farmi provare. Una volta convinto mio padre, come sono andate più o meno le cose l'anno scorso nelle prime partite, mio padre adesso è il mio primo sostenitore che crede sicuramente in me. Detto ciò, penso che uno, chiunque prima di dire qualcosa debba mettere un secondo in moto il cervello per tutte quelle che sono le situazioni all'interno del mondo calcistico, siciliano e italiano, di quello che sta succedendo, di quello che c'è. Cioè, un presidente non si espone come ha fatto lui a tornare in prima persona. Se lui ha altro da fare, come ricordo quando aveva l'Atletico Catania, quando aveva la Leonzio e il Catania 93, quando aveva l'Atletico Catania era azionista di altre squadre, queste sono altri tipi di cose. Io so soltanto che sarò l'allenatore dell'Atletico Catania anche l'anno prossimo, in promozione o in eccellenza. Poi io, da mio padre, l'Atletico Catania non lo abbandonerò mai. Quello che potrò garantire all'Atletico, che può essere la prima categoria, la promozione, la terza categoria, l'eccellenza, perché ora come ora, questo possiamo fare, l'ho sempre detto. Garantirò al massimo. C'è un sogno che ti lega all'Atletico che vorresti realizzare? Devi fare il derby col Catania.